qua dentro. Dove stanno? Giovanni Balzano, iscritto alla FIOM, è stato licenziato. Dove stanno i sindacati qua? Dove sta la FIOM? Noi aspettiamo, gli diamo ancora un altro giorno, due giorni, per prendere una posizione netta e chiara sul licenziamento di Giovanni Balzano. Sabato 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro. Intanto il sabato si viene gratis. Quindi solidarizziamo con Giovanni Balzano. Dopo 25 anni è stato buttato fuori. La Fiat gli ha dato il bel servito. Giovanni Balzano dopo 25 anni è stato licenziato e nessun sindacato dice nulla in questa fabbrica. Giovanni Balzano è stato licenziato perché dopo 40 minuti no, aveva chiamato il capo squadra per andare a fare la pipì, ma intanto lui non si poteva muovere dalla sua postazione di lavoro. Giovanni Balzano dopo 25 anni è stato licenziato. Noi siamo qui per solidarizzare con l'iscritto della FIOM, però vorremmo che la FIOM sul suo iscritto facesse un bel comunicato di solidarietà, di lotta. Sabato 13, va giù, sabato 13, diciamo no ai sabato, ma diciamo no ai licenziamenti. Il licenziamento di Giovanni Balzano è un licenziamento illegittimo. Dobbiamo scioperare. Sabato c'è lo sciopero. Mi raccomando, Giovanni Balzano dopo 25 anni va difeso, anche se è iscritto alla FIOM. Speriamo che la FIOM faccia un comunicato di solidarietà al suo iscritto licenziato. Speriamo che domani la stessa FIOM esca con un comunicato sul licenziamento di Giovanni Balzano. Ma noi siamo qui perché difendiamo tutti gli operai che vengono repressi, indipendentemente dalla sigla sindacale. Anche se Giovanni Balzano era un iscritto alla FIOM, noi sabato scioperiamo e vi invitiamo a scioperare per Giovanni Balzano.